questo, quelle che c'erano sotto, sono quelle. Ah, sì, perché no, quelle sotto? No, siamo le sopra e quelle sotto, quelle che si continuano. Ok, allora un'altra che siamo qua. Sì, sì. Sbagliata. Sì. Sì. Anzi, in realtà anche di una così. Così li acceleriamo. 3 e 3. Così si ammorbidiscono. Un vantaggio è che è acqua, quindi si può mettere il ditino senza che cada. Sì, sì. È acqua a temperatura ambiente. Questa è una semplice carta, è un transfer che si può utilizzare. Che specifico? Sì, sì. In sostanza è un supporto cartaceo della colla applicata sopra, simile a quella colla che c'è con lo scotch che va bagnato e poi si attacca sopra. Le soldi spalle. Comunque è una colla sopra. Allora, qua c'è un tipo di pigmento con la parte. Ok, quindi sì. I pigmenti li abbiamo imprigionati nella laminazione. Quindi cosa succede? Quella colla viene, scivola e togliamo la parte cartacea, cioè c'è questo film con dentro il colore. Che va messo sì, che va posizionato sulla parte. Questa cosa? Sì, sì, sì. È diffuso. Ma quanto stanno spendendo? Ah, cioè, normale, ci dovremmo qualche essere. Questa è la mia sentenza, non è quella del film. Questa è? No, non è la difficile. Forse questa. Sì, quella era. Questa qua? Sì. E allora? Non c'è una strada. La tua strada è questa, vita. Ma pensavo fosse più difficile. Ma quello che si scende. Teniamo sempre conto che si tratta di una pellicola sottilissima, quindi si può rompere. Quindi con delicatezza questo. Sì, senza urtarla. Certo. Con roba appuntita. Possiamo mettere adesso di fianco. Bisogna utilizzare uno scotch. Sì, di fronte a voi. Sala forni. Che bello basta. Sì. Guarda che c'è una bomba qua, signora. No, non basta. Andiamo. Apro. Io aperto. Aspetta. Così va bene. Ok. Ora, sì. Dopo che l'avete messo in posizione, lo possiamo riposizionare, non ci sono problemi. E allora, con questa mano già di sopra, così il più basso possibile, in maniera che non vai a tirare il decalco da un solo punto. I punti di forza, e quella da qui, la striscia, così. Aspetta, state un pochino quella bacina. Va bene, adesso posizionando nel modo giusto. Finché c'è acqua potete farla ruotare e muoverla come volete, tra la ristrema e la pellicola. Com'è? Ok. Passaci questo. Così. A contrario. Così. Sai a che serve questa operazione? No. Brava. Questa automaticamente togli tutta l'acqua in eccesso che è rimasta tra la piastrella e la decalco. E quindi la togli e nello stesso tempo crea il fuoco. L'attacco.
Sarà così. Stava dicendo qualcosa che non doveva dire. Che non poteva dire. È live. Cioè possiamo fare un... Dobbiamo attaccare i bordi, vero? Sì. E diciamo che queste decalco non si piegano bene bene per via del sistema di fissaggio con il laminatore. Ci sono altri sistemi. Per semplicità io non so questo. Se l'hai passata a terra, vediamo se è vero. Già se l'hai passata a terra non si muove. Per sicurezza. Non è passata via. Vedi? Però sai come si traduce dopo la cottura in un buco così. Dal centro verso l'esterno, e ti devi allargare da quest'altro e da quest'altro, e poi dalla passata globale. Se tu senti che c'è, un po' come quando tu modelli l'argilla, se tu senti che c'è e che vedi una piccola protuberanza, vuol dire che quella è aria e devi intervenire nuovamente per toglierla. Allora si creerà lo strappo. Capito? Com'è? Passa della lavandina. Con molta delicatezza, perché se tu pigi troppo forte rischi anche di strappare, ma quando tu la pigi deve arrivare a strappare, l'acqua deve uscire da qua. Qua c'è l'acqua. Ti ho strappata io. Non ci siamo, vero? Salvata perché eri con gli occhi chiusi. Ma chi è che vuole fare altra cosa? No, io non faccio niente. Vabbè, non ti preoccupare, stendila qua sopra e posizionala con me. Se fosse preferita. Questa lo possiamo guardare. Andiamo avanti, lo prego. Si vuole l'acqua. Mi stai lavando. Allora, appoggia una mano per la testa sulla. Hai dato una mano, usa la testa. Senza spingere troppo, lo capisci tu stessa la resistenza che devi fare. Devi. No? E anche questa. Vai. Ma per quante volte si può usare questo bagno? Per quante volte? Infinite volte, ci sono volte. Sì, sì, no, è semplicemente l'acqua. Sì, alla fine questa bomba poi si trasferisce alla prima. Ma sarà un libro. Ora dobbiamo passare, dopo averla posizionata, con questa. Che si chiama? Io ho sempre chiamata la ragla è un'altra. Ragla è quella che la io sempre. La serigrafia. Ma perché questa è la sorta di ragla? Perché noi tutti i tipi di supporti che possono essere sia cristallinati, non per forza della sorgente ma abbastanza. Siamo pronti, abbiamo il carrello, un attimo. Ma che tutta la da ci vuoi anche a regolare? Cioè, non ti devo portare la foto. Diglielo ai ragazzi. Un attimo, me lo apre per favore, signore. Scusa. Possiamo chiudere? Chiudiamo. In serio sono la sotto, perché la macchina entra la prima. Non è la macchina entra la prima. Professoressa. Allora il programma 3. 3 ore non bastano? Io sento che c'è il collo di Arturo, la porterei con qualcosa in più. 3 ore e 30? 3 ore e 30. Fino a 200 gradi. 200 gradi.
Altre 2 ore per salire a 400 gradi. Metta una mezz'oretta in più. Allora, vabbè, facciamo un attimino. No. Allora, facciamo. Vediamo. Allora, un attimino. 3 ore e 30 fino a 200 gradi, poi? Poi praticamente da 200, lei l'ha fatto da 200 a 400? Sì. E quanto l'ha messa come spezzata? 2 ore. 2 ore. Poi da 400 a 800 quante spezzate ha messo? Una. Da 400 a 870 da 3 ore, mi pare. Allora 2 ore vanno bene? Sì, vanno bene, solo quelle all'articolo. Fino a 400? Sì. 3 ore per arrivare a 870? Sì. 15 minuti a 870? Sì. Zero, fine cottura. Fine cottura. Ma l'abbiamo. Ma io lo vedo ancora. È forzato troppo, eh? No, sicuro. Perché poi si rovina. Piano piano. Si rompe la malta ceramica all'interno e sarebbe. Professoressa, stop e stop. Un casino.